Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo di un allarme che riguarda il mercato del Milan, più vi darò una notizia molto importante per voi che siete i nostri amatissimi seguaci. Ma prima di cominciare ragazzi però vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora, proprio a proposito del sito internet, la notizia importante riguarda proprio la pagina web di Milan Inside, che probabilmente molti di voi avranno notato essere praticamente fuori uso tra ieri e oggi. Ci sono dei problemi per cui dei tecnici stanno intervenendo, stiamo lavorando per voi, sito in manutenzione, non dei problemi, in manutenzione. E non si tratta di attacchi di un hacker e roba del genere, assolutamente niente del genere. Si tratta di piccolezze che stiamo risolvendo. Promettiamo di tornare molto molto presto. Alla fin dei conti, lavoriamo sempre per voi. Detto questo, per quanto riguarda invece l'allarme di mercato, ragazzi, stop, attenzione, non cascate in tutti i nomi che leggete. Cioè, negli ultimi 2 giorni sono usciti per il ruolo di difensore 4 nomi diversi. Capite da soli che non tutti possono essere effettivamente reali. Ora, e li specifichiamo, trattasi di Diallo, trattasi di Szalai, trattasi di Becao e trattasi di Diallo. Ora ragazzi, ci sono fonti e fondi nell'ambito del calciomercato e se un Di Marzio mi dice che Milan è su Diallo, ci credo, posso accogliere la notizia. Possiamo anche divulgarla. Però che il nome di Szalai è stato fatto dalla Gazzetta, ancora ancora. Ma Becao, chi l'ha detto? Chi? Cioè, io punto in bianco ho letto il nome di Becao così. Ma obiettivamente, secondo me, il mio punta su Becao, a parte che è un giocatore importante per l'Udinese, l'Udinese così come non si priva di Beto, non si priva di Becao, ma poi non è futuribile, non è sto granché di difensore, è abituato a una difesa a 3, può essere un obiettivo per il Milan? No. Diop, già un attimino più, seppur non ci sia stata una vera e propria, come dire, esclusiva di una qualche fonte, è un nome che si, diciamo, torna a ripetersi perché era già stato citato qualche tempo fa, però insomma, non cadete nel tranello di credere a tutti i nomi che vengono fatti. Milan sta lavorando per il ruolo di difensore centrale, prenderà un difensore centrale, però non può valutare tutti i nomi che effettivamente gli sono accostati. Detto questo, come detto più volte, io sono fermamente convinto che il nome del difensore del Milan uscirà tra questi 5, che sono Acerbi, Milenkovic, Bremer, Botman e Christensen, uno di questi 5.
gli altri, chi per un motivo, chi per un altro, non credo saranno prossimi giocatori del Milan. Detto questo, mi ripeto, non credete a tutto ciò che vi dicono, non credete a tutto ciò che leggete. Le notizie vanno prese con le pinze, vanno appurate, vanno verificate ed è quello che facciamo noi di Milan Insider. Vero è che il sito è in manutenzione, quindi non vi abbiamo riportato le notizie ieri ed oggi. Oggi vediamo, speriamo di risolvere. Però noi vi riportiamo solo notizie verificate, notizie reali. Se Di Marzio dice che il Milan è interessato a Diallo, il Milan è interessato a Diallo del PSG. Non significa che lo prenderà, perché ci sono tante cose da studiare, tipo che il giocatore andrà in Coppa d'Africa. Però se c'è un interessamento, c'è un interessamento. Non è detto che si concretizzi, ma tant'è, si può anche semplicemente parlare. Poi magari il PSG spara 40 milioni o 30 milioni, e chiaramente il Milan dice 30 milioni per 30 milioni, mi vado a prendere botto. Detto questo, ragazzi, continuate a seguirci sui profili social in attesa di ripristinare il sito. Vi ripeto, stiamo lavorando per voi, non ci abbandonate. Seguiteci dappertutto, su tutti i profili social. Vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Qui c'è anche quel sito internet che stiamo aggiornando e per cui stiamo lavorando per voi. Grazie mille ragazzi, buona giornata e sempre Forza Milan.